Siamo arrivati al giro di boa della 14ª edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi. Ci attendono fino al 29 di ottobre mostre, incontri, presentazioni di libri. Il Festival di Lodi vuole portare delle storie, come diciamo noi, che siano storie uniche, che siano storie emozionanti, ma soprattutto quest'anno che siano storie necessarie. Riteniamo che ci sia la necessità di conoscere il mondo in tutti i suoi aspetti e a Lodi portiamo oltre 20 reportage, più di 300 fotografi che attraverso la loro testimonianza diretta, attraverso una fotografia documentaristica e giornalistica, raccontano il mondo in cui viviamo. Si passa attraverso varie sedi, sono oltre 10 le sedi espositive, in un passaggio, in un movimento intorno alla città di Lodi. Si parte dal World Press Photo, il più importante premio di fotogiornalismo al mondo, che vede la sua tappa lombarda qui a Lodi. Ci troviamo poi in questo momento al Palazzo Barni, il palazzo del nostro concorso, che nasce 13 anni fa, il World Report Award, un concorso che vuole, come dice il sottotitolo, Documenting Humanity, vuole raccontare i fatti e gli accadimenti dell'ultimo anno. E in modo particolare quest'anno il vincitore della sezione Master, la sezione assoluta, Manuletta, l'ucraino, racconta il terribile assedio di Mariupol. Immagini che tutti abbiamo visto singolarmente, ma qui a Lodi sarà possibile conoscere il prima e il dopo di questi drammatici momenti. Passiamo poi alla Via Fanfulla, che con ben tre sedi vengono dedicate tutte a differenti aspetti del mondo degli animali e dell'ambiente. Abbiamo un lavoro, Vital Impact, che ci racconta la bellezza degli animali e del nostro pianeta. Una bellezza che però è fragile, come ci racconta Agence France-Presse attraverso uno sguardo sul mondo. Il cambiamento climatico oggi non è più solo un dato di fatto, è una crisi climatica. Agence France-Presse ci racconta attraverso gli occhi dei suoi inviati le gravi incendi e fenomeni devastanti che in questo momento, unendo in un filo differente, uniscono tante nazioni, tra cui Milano, a 20 km da Lodi. Ecco, crediamo che questi sono elementi molto importanti, ricordarsi che il mondo è ormai interconnesso e l'ultimo lavoro di questa via, Elegia Lodigiana, è il primo progetto commissionato dal Festival della Fotografia Etica. Grazie al supporto del Ministero della Cultura, attraverso il bando Strategia Fotografia 22, è stato possibile un lavoro molto difficile. Guardare dentro se stessi. Gabriele Cecconi, il fotografo che è stato chiamato a raccontare il nostro territorio, dal punto di vista di uno dei suoi elementi di forza, ma purtroppo in questo periodo anche di debolezza, l'acqua. L'acqua per il lodigiano è elemento di vita, ma è elemento di criticità. Lo spazio poi no profit, quattro storie questa volta, il nostro cuore, perché il festival nasce per il mondo dell'ONG, per il mondo no profit. Allo spazio Gorini è possibile vedere l'utilizzo anche della fotografia, non soltanto come testimonianza e documentazione, ma come strumento di conoscenza per mettere in relazione mondi distanti. Abbiamo poi lo spazio Modignani, dove abbiamo voluto riproporre la vita degli altri. Quattro momenti, passando dalla Groenlandia a Belfast, passando da San Francisco della Silicon Valley al Tibet. Ecco, la possibilità di vedere come vivono gli altri, che cosa succede nel mondo, nelle vite di persone che non incontreremo molto facilmente se non mai. Ecco, quattro storie vicine che ci ricordano che siamo tutti sotto lo stesso cielo e siamo tutti parte della grande umanità.